Buonasera, 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 buonasera. Il nuovo singolo di Lazza. Aggiornato. Due domandine. Secondo lei, scusi un secondo, piccola advertisement. A tossico basta no, farsi le porre che poi ti arrestano. Non è vero, mi dissocio completamente da sta cosa. Sissio. Leone da tastiera. Sei un leone da tastiera, esatto. Come sta passando questa quarantena milanese? In modo molto prudente. Okay. Sono rispettosa delle distanze. Brava. Mi tutelo sempre con la mascherina, con i guanti se prendo la metropolitana. Esatto, perché i guanti sono molto sottovalutati. I guanti sono molto molto sottovalutati. Io sono li molto metto utili secondo me. Quando sono molto mezzi utili. Pubblici, perché anche a letto vanno usati i guanti, Anche la mascherina a letto. Lei lavora? Sì. Come si sta trovando negli spostamenti durante questa quarantena? Devo durante dire molto lavoro? Bene, anche perché sono partendo prima la mattina. Okay. Questo ragazzo soffre quindi di erezioni incontrollate e attenzione che fa sesso che con lei. Provare. No, non è vero assolutamente, mi dissocio completamente da questa cosa. Ma come mai sono queste cose? Ti canto una canzone di 5 anni fa. Ciao Federico, okay. Sono la ragazza del centro massaggi. Ti aspetto per finire il lavoro che stavo facendo l'altro giorno. Non dire niente a Chiara. Oh? 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 Quanti anni hai? Quanti anni hai? Perché a cosa le interessa lei, scusi? No, voglio un attimo capire quanti anni hai, per capire con chi ho a che fare. Io ne ho 16, perché? Che cambia? 16? Infatti, sì. Torna a chiedere la paghetta a mamma e papà, per favore. Non venirmi a meta a fare metagame e street sniperare, porco idio. Te lo dico, metagame, porco. Sì, te lo dico. Ti dico, ti dico porco idio perché mi hai rotto il cazzo, no, porca madonna, ok? Sì, no, no, io mi associo. Io mi associo al porco idio, ok? Mi associo totalmente. Dimmi come cazzo hai fatto a sapere che stavo qua sotto in me, qua sotto la metro, pezzo di merda. Dimmi come cazzo ho fatto a sapere come stavo qua sotto. Mi devi parlare, ok? Quando parli con me, ma devi guardare sulla faccia, Matteo, bambino 16 anni del cazzo. Matteo, Matteo. Non c'era. Oh. Qual è il giocatore più forte del calcio con cui hai giocato in vita tua? Francesco Totti. Dimmi il nome del capitano. Per forza, Che ti devo dire? Boh, non lo so io. No, lui non ne capisce di calcio. Ha fatto i cinamenti. Totti lo conosco, Totti lo conosco. Vabbè, che cazzo, se non conosce il capitano. Non giocato con tanti, eh. Facci qualche nome. È pure nazionale comunque, bei giocatori, è bello. Dzeko pure un bel giocatore, sì. Forte di no. Maradona? Il tuo nome, ma ti pare che ha giocato con Maradona, Matteo? Ma che cazzo stai? No, aspetta, è morto Maradona. Ma che è morto Maradona? No! Ma che cazzo stai? Ah no, devo. E che cazzo ne so? No, certo, ho fatto capire il livello di calcio di Matteo. 3 days later. Breaking news, non è vero. Che cazzo dici? Non è vero. Io l'ho lanciata la sfiga allora. Io l'ho lanciata. Maradona. Potter news contro Morgl. Mi batterò con onore. Porco Dio. Mi dispiace. Grazie per il beat, bello. Same.
cosa? Bl'avto! Neo! Spizia! Sì! Bamma! Zero! Ma che cazzo è? Baghdad! Frelentrella! Zero! Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Ti rendi conto di quello che hai detto? Liazi, one! Livrentus, one! Ma che cazzo sta di sto imbecille? Atlanta, one! Interessant, one! Io cane! Gnio, one! Roma, tre! Sì, perché allora, a me piace molto questo cane, no? Sì. Se magari quando lo porti a spasso posso venire con te per giocarci un po'. Sì, l'unica cosa è che purtroppo non lo porto fuori io adesso perché sono positiva, quindi sono anche molto lontana. Sei positiva? Sì. Era, vieni qua. Sì. Abito qua e sono andata a prendere un pacco. Ma c'era qualcosa? Se n'è andato? Ci sei? Sei qui? Oh, oh Chris, ha dato una sbotta! No! Io conosco il Gabrone e gli voglio anche un sacco bene. È stato ospite nella mia live e mi ha fatto tanto piacere. Si è comportato da Dio. Si è comportato da Dio, soltanto che il contenuto che porta su Twitch in questo momento è un tryhardare. È un tryhardare e non dimostra appieno quello che penso io che lui possa fare come intrattenitore. Il fatto di andare in giro per le strade come facciamo noi, ma farlo in modo tryhardato in questa maniera non è ben visto. È bello da vedere, però non so quante persone poi alla fine capiscono quanto potenziale al Gabrone, cosa che non capiscono effettivamente. Secondo me il Gabrone ha potenziale, ma non lo sta dimostrando in questa maniera. Persone che fanno comunque content del genere, ora, a differenza del Gabrone, che secondo me è una persona super intelligente. Simone, no, no, Simone, no, no, dai, Simone, no, accendino di merda. Bene, allora, il primo scammato così. Va bene, non ci sta, ne abbiamo tre. Gabro ruba il monopattino alla prostituta dietro, no, che parla, no, al telefono. Scusate, non prendetelo sul serio, è un mio amico che manda... Se io faccio la prostituta... No, ma mi dissocio completamente. È praticamente un mio amico che mi ha mandato un messaggio che... Guarda siamo... che ti rompiamo, che la roba... Ti rompiamo i 15 euro che hai vinto. No, ma scusate. Perdonatemi, io mi... Bravo, perché veramente voi la possiamo. No, scusi. No, mi dissocio, ragazzi, per favore, non... Dissociati subito perché proprio Dio mi cazzo come la bestia. Ma non... Come la... non è colpa mia. Giusto, anche se perde leggermente la palla, no, ma non bene, c'entra, ma nulla. Se lo perde bene, giusto. Perde la gara, cioè se lo perde bene. Non puoi fare un'entrata del genere. Mamma mia. Assolutamente. Di foga magari, quello che vuoi. Guarda. No, infatti a rischio.
Perché ce l'ho un paio di ragazzi con Albano Mirtai ha il malocchio, ma con Anwar Assib è un frocio che perde a FIFA. Mi dissocio. Sei stato anche permabannato, bravo, hai fatto bene a mandare sti beats, un coglione in meno. Marra, a me mi ha chiesto questa cosa che stanno lanciando, che dovrebbe essere un giorno in cui nessuno streama. Strumox libero. Esatto. Cos'è sto rumore? Chi è? FBI, open up! Per porco Dio, fare queste stronzate! Ma di che cosa stiamo parlando? Non quitto! Dio cane! Mi servono i punti per le rivals, imbecilli coglioni! Dio porco! Madonna troia, al costo di prenderne 30, Dio can, non quitto, madonna troia. Al posto di prenderne 30, Dio boia, sapete manco come cazzo funziona il game, porco Dio, e parlate, Dio bastardo. Se quitti non te dà punti, Dio can, e se non te dà punti non ho livello 1 in divisione, Dio schifoso. E poi c'ho dei pacchi di merda, che anche se c'ho dei pacchi buoni non mi danno comunque un cazzo. Poi, tatuaggi corpo. Allora, Faze Ciro, ragazzi, Faze Ciro deve avere dei tatuaggi, tipo dei mitra, eccolo qua. Poi, ragazzi, con o senza capezzoli? Boh! Senza capezzoli, ok. Poi, allora, attenzione! Oh! Esce la palla! Federic, ho preso le bustine in edicola e c'è la colla, regà, sono aperte e richiuse, io domani passo e a quello gli stacco la testa. Ragazzi, è ufficiale, mi hanno truffato perché un pacchetto è senza colla e ci ho trovato una carta buona. Guardate questo pacchetto qua, che c'è la colla sopra, la vedete quella bianca? Guarda! No, regà, domani vado in edicola, mon culo qua la sabbia, regà, quello. E ho detto pure, ammazza, un bravo pischello, mortacci vostra, oh. Guarda come mi ha scammato, regà, guarda che colla che c'è qua sopra. Vedi nel parchetto spaccio cocaina, naccio culo, mannaccia cartarella. Ancora, dai, facci un ballo. Oddio cazzo, amato, spedisci la PS5, 28 dicembre, porco Dio, la vicina.